Otto Franco è nato una sera, una cena con degli insegnanti assieme a Don Giorgio Pontigia, un sacerdote milanese, allievo e discepolo di Don Giussani come me. Siamo tutti insegnanti delle scuole medie superiori. Ho detto: qual è il bisogno che un ragazzo ha? Quello di essere aiutato a studiare, quello di essere aiutato a trovare un senso alla fatica dello studio, il gusto della conoscenza. Oggi Porto Franco è una realtà di aiuto allo studio e di centro di aggregazione giovanile, conosciuto dalle scuole, conosciuto dagli assistenti sociali, dalle realtà istituzionali che ci mandano anche ragazzi, oltre che dal passaparola di tanti cittadini. Sono qui da 5 anni, faccio la volontaria. Credo di sentirmi molto in famiglia, perché Don Bosco e Don Giussani vanno molto d'accordo. Hanno lo stesso stile familiare, lo stesso stile di casa. Si respira calore, si respira interesse per i ragazzi. Cioè, i ragazzi sono al centro, sia a Portofranco che in una casa salesiana. Vengono giornalmente 100-120 ragazzi al giorno, abbiamo 1.800 iscritti all'anno, abbiamo 400 volontari. In un certo senso faccio quello che ho sempre fatto, anche insegnando, perché io ho insegnato 40 anni. Vogliono passare l'interrogazione, la verifica, loro è quello che vogliono portarsi a casa. Poi, se la loro libertà, la loro, diciamo, la loro personalità in qualche modo è arricchita da questo, si portano a casa di più. Può essere la rinascita della voglia di studiare, può essere comunque un'autostima, come si usa dire adesso, che si è accresciuta. Porto Franco è un gesto di caritativa, per usare il termine di Don Giussani, che nel tempo è diventata un'opera, ma il cuore non sono io che indegnamente la presiedo, ma è questo mare di gratuità che avviene ogni giorno con l'azione di questi volontari. Mi impegno soprattutto a far scoprire ai ragazzi che valgono, che sono un valore, che sono importanti, che devono aver fiducia in loro stessi. Non c'è il prof e l'alunno, ma c'è l'amicizia che ci lega e che ci fa camminare insieme. Essere aiutati a riscoprire che nella realtà c'è una possibilità di conoscenza, c'è una possibilità di gusto, c'è una possibilità di apprendere qualcosa per sé è un passo importante nel cammino alla crescita della loro autocoscienza.